portiere dell'albergo mi ha chiamato per tutto il tempo professore, 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 abbiamo preso anche due ascensori insieme, per cui per due ascensori e qualche rampa di scale sono stato chiamato professore. E dopo un paio di volte che mi chiamava professore ho pensato, adesso glielo dico, non sono un professore. Poi però ho detto, vabbè, poi sembra che glielo dico come se invece fosse un demerito essere professore, insomma, mi chiamava professore, andava bene così, per cui ho detto, vabbè, glielo dirò domani, casomai, io non, mi dispiace, non sono professore. E spero non si senta tradito, insomma, che, cioè, per cui non, per me è un po' difficile parlarne, fare un discorso, ovviamente non parlerò di Edoardo Sanguinetti, farò una conferenza su Edoardo Sanguinetti. Non sarei in grado forse neanche di seguire una conferenza su Edoardo Sanguinetti, vediamo se a farla io. E, però rispetto a come l'ho conosciuto io, soprattutto l'ho conosciuto leggendolo, e io vorrei raccontare delle storie, insomma, è come se fossero delle note a margine rispetto ad un'opera decisamente molto più complessa. E quindi non tanto come un professore, ma come uno che racconta storie, già ha parlato troppo, insomma, e quindi è stato un preambolo lungo, però c'è tutto, perché tutto sommato anche la storia del portiere che mi chiama professore è una storia, quindi in qualche maniera potevo raccontarla. Io vorrei raccontare la storia di un piccolo paese, e in questo piccolo paese c'era un piccolo fornaio. Il piccolo fornaio del piccolo paese era un fornaio che lavorava né poco né tanto, lavorava il giusto, tant'è vero che quella volta lì era domenica, e il piccolo fornaio stava a casa, stava con la moglie a casa. A un certo punto il piccolo fornaio pensò, adesso vado al forno, faccio una pagnotta di pane, così, tanto per sentirmi più benestante, insomma, no? Prende parte, si mise, come si dice, nelle fiamme, la strada sotto le scarpe, cammina, arriva al piccolo forno, lavora un'ora, fa una pagnotta. Dopo un'ora esce dal piccolo forno con la pagnotta in mano, chiude il forno e se ne torna verso casa. Lungo la strada però il piccolo fornaio incontra un piccolo salumiere che, nonostante fosse domenica, anche il piccolo salumiere stava lavorando. E il piccolo salumiere disse al piccolo fornaio, ma che fai? Mangi il pane senza il companatico? Dovresti un po' di salame? Magari, disse il piccolo fornaio, perché non c'hai soldi per comprarlo? E i soldi, disse. Il piccolo paese è un piccolo paese capitalista, chi produce consuma, e tu produci consuma. Il piccolo fornaio capì e non capì, però fatto sta che tornò al piccolo forno, lavorò un'altra ora e fece un'altra pagnotta di pane. Chiuse di nuovo il forno, uscì fuori, anzi prima uscì, poi chiuse ovviamente. Si rimise a strada tutte le scarpe, se ne andò al piccolo salumiere e in cambio della seconda pagnotta che aveva fatto, che aveva cotto, prese un salame. Certo, il piccolo fornaio aveva già lavorato due ore, insomma, e quella era domenica, e non è che era tanto contento di aver lavorato due ore, però adesso c'aveva pane e companatico, e se ne tornò verso casa. Cammina lungo la strada, però il piccolo fornaio incontrò anche il piccolo oste, e nonostante fosse domenica anche il piccolo oste stava lavorando. Il piccolo oste disse al piccolo fornaio, ma che fai, muri a secco, come dice mia nonna, mangi e non bevi, dovresti un poco di vino? Magari, disse il piccolo fornaio, mi piacerebbe tanto, ma non ho i soldi per comprarlo il vino. E gli disse il piccolo oste, ma il piccolo paese è un piccolo paese capitalista, no? Chi lavora produce, e tu produci e consuma, gli disse, produce e consuma. Quello, il piccolo fornaio questa cosa già l'aveva intuita, così tornò via dal piccolo forno, riaprì e si rimise a lavorare. Lavorò altre due ore, e questo è anche, diciamo, un problemino di matematica. Lavorò altre due ore e fece due pagnotte. Una pagnotta l'ha detto al salumiere in cambio del salame, e con la seconda pagnotta, insieme al salame, ebbe anche il vino dall'oste. Aveva lavorato mezza giornata, però era contento perché, insomma, nonostante avesse lavorato mezza giornata, adesso c'aveva pane con panatico e anche qualcosa da bere. Se tornò verso casa, lungo la strada però incontrò il piccolo sarto, che nonostante fosse domenica, anche il piccolo sarto stava lavorando nel piccolo paese. E il piccolo sarto disse al piccolo fornaio, ma che fai? C'hai da mangiare e da bere, ma poi sei vestito come uno straccione. Dovresti un bel vestito, un paio di scarpe nuove, magari un bel vestito, insomma, una giacca, una cravatta, una camicetta, un bel paio di pantaloni, magari. Disse il piccolo fornaio, mi piacerebbe tanto, solo che non ho il denaro per comprarlo un vestito. E disse il piccolo sarto, il piccolo paese è un piccolo paese capitalista, chi lavora produce, tu produci e consuma, gli disse, produce e consuma. Giusto, disse il piccolo fornaio, per me questa cosa l'aveva imparata, no? Se ne tornò verso il forno e lavorò ancora mezza giornata per fare tanto pane per avere in cambio del salame, con quel salame e il pane darlo all'oste per avere del vino, pane, salame e vino lo portò al piccolo sarto, che in cambio gli dette un bel vestito nuovo. Certo, adesso il piccolo fornaio l'avrà avuto il giorno, la domenica, era stanco, però era contento perché se ne tornava a casa che c'era da mangiare, da bere e anche da vestire.
Tornato a casa, entrò dentro casa, si mise seduto e cominciò a mangiare. La piccola moglie e il piccolo fornaio disse: ma sai chi mangia solo se strozza? Che fai? Mangi e non mi fai assaggiare neanche un pezzo di pane, dovevi stare fuori solamente un'ora, se stare via tutto un giorno. No, gli disse il piccolo fornaio, se io ho da mangiare, da bere e da vestire per bene, pure tu devi essere ben vestita, pure tu devi avere da mangiare e da bere. Così il piccolo fornaio di nuovo uscì e lavorò tutta la notte, per fare tanto pane, per avere in cambio salame e vino e un vestito nuovo pure per la moglie. Tornò a casa all'alba, che era stanco morto quando si mise a letto, qualche ora più tardi era morto e basta. Allora la piccola moglie chiamò il piccolo Pecchino, chiamò il piccolo prete, il piccolo prete e il piccolo Pecchino. Quando arrivarono videro che c'era il morto, ma c'era anche da mangiare, da bere, c'erano dei bei vestiti, gli dissero anche noi vogliamo vestire bene, anche noi mangiamo e beviamo, e mo adesso bisogna fargli un piccolo funerale, mettergli la lapide, fargli le messe tutti gli anni. La piccola moglie e il piccolo fornaio capì, si rimise la strada sotto le scarpe e se ne tornò verso il forno, il piccolo forno a lavorare. Insieme a lei lungo la strada c'erano altri piccoli fornai, e piccole sarte, e piccoli salumieri, e piccoli osti, e piccoli soldati, e piccoli maestri, e piccoli operatori di call center, e tutti andavano a lavorare nei piccoli luoghi di lavoro del piccolo paese. C'era una canzonetta molto famosa a quel tempo che per l'appunto diceva produce e consuma, diceva produce e consuma, diceva produci, consuma e crepa. Se tuo padre si è consumato negli straordinari e così fu scostante e arido, e tua madre si è chiusa a stare in tinello, a cucinare, cuocere, cucire, e tuo fratello, che aveva pure una testa, oggi è un analfabeta di ritorno, tu vota comunista. Se hai la compagna e non hai la tua casa, i tuoi figli così non ti devono nascere, e sei troppo stanco per parlare e per amare, quando hai mangiato un boccone la sera e non dici più niente, nemmeno agli amici perché non c'è niente più nella tua vita, tu vota comunista. Se un po' hai capito come funziona il mondo, che lo hai capito da solo per forza, che se hai le scarpe te le ha fatte qualcuno, che le sue scarpe sono peggio delle tue, e per uno che ci diventa più umano, altri 100 ci avranno fatto le spese, tu vota comunista. Questa è una poesia che poi non rientra nelle antologie, insomma, anche perché sembra una cosa scritta un secolo fa, effettivamente è stata scritta un secolo fa, ma un secolo fa sembra tanto tempo fa.